Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Good Morning Milano, 12:30 minuti in questo istante, lunedì 8 febbraio, nuova settimana da passare in vostra compagnia. Grazie mille a tutti davvero di essere collegati con noi. Iniziamo la puntata come sempre con l'indice in diretta del tipo di inquinamento atmosferico che c'è in questo momento sulla nostra città. Parliamo del PM2,5, grazie ad Arianna che sta respirando il PM2,5 con i sensori all'interno del vaso appunto costruito da Wise Air, attualmente 21, ecco lo vedete, 21 nanogrammi per metro cubo, microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5, colore giallo, quindi non aria pulitissima, ma neanche così grave come nelle scorse settimane. Andiamo avanti, però lunedì abbiamo una puntata molto piena di ospiti e di appuntamenti e di sport anche, perché partiamo con lo sport e lunedì, lo sapete, si inizia parlando di calcio femminile, lo facciamo insieme a Mattia Del Giudice di Cartellino Rosa. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille di esserti collegato con noi. Arriviamo quindi alla giornata, cos'è, seconda o terza giornata di ritorno, giusto? Cos'è, seconda? Siamo Dai. alla seconda giornata di Seconda ritorno, giornata di esatto. ritorno. Quindi si è in discesa verso la fine del campionato e come sono stati i risultati di questa settimana e cosa hanno fatto i milanesi? È stato un weekend molto interessante. In Serie A femminile è arrivata la vittoria del Milan per 4-1 sul San Marino, che risponde dunque alla Juventus, che ha battuto l'Empoli 3-0. L'Inter invece esce sconfitto per la quarta volta consecutiva in campionato, questa volta per mano del Sassuolo. Vittorie importanti invece anche per Roma e Fiorentina, che sorpassano proprio l'Empoli sconfitto dalla Juventus, e soprattutto un successo importante della Florenzia sul campo del Verona. Ecco, dicevi appunto allora il Milan, com'è stata la partita con San Marino? Le rossonere hanno praticamente dominato dall'inizio alla fine. Il conteggio dei tiri comunque è di 30 a 2 a favore proprio del Milan, quindi una partita che si è giocata praticamente tutta dalla parte del San Marino, che comunque si è difeso molto bene e non ha avuto comunque paura di magari di provare ad approcciarsi in avanti, anche se poi non è riuscito a trovare tante conclusioni. L'unica, quella del gol, è arrivata comunque su calcio di rigore, trasformato da Azzurra Quarazzi, il suo primo in Serie A, che ha portato tra l'altro pure in vantaggio le Titane, ma poi un gran tiro dalla distanza di Giorgia Spinelli ha subito ristabilito la parità, poi doppietta dell'inglese Natasha Dowie, un gol uno più bello dell'altro, e infine Sara Tamborini, la giovane classe 2001, subentrata nei minuti finali, ha messo la pietra definitiva sul risultato. L'Inter invece dicevi è ennesima sconfitta, non riesce a cambiare questa fase negativa all'interno del campionato, giusto? Esatto, nonostante comunque qualche buona prestazione alla fine, comunque c'è stato un miglioramento rispetto all'inizio della stagione, la vittoria di Coppa Italia contro la Fiorentina, in campionato invece si fatica ancora magari in queste gare più complicate, per esempio questa qui con il Sassuolo, che alla fine però ha vinto solo con un gol di misura, con una zampata di Valeria Pirone, una delle calciatrici più in forma di questo campionato. E tra l'altro l'Inter è stata anche salvata da una grandissima parata di Astrid Gilardi, forse questa è una nota positiva per le nerazzurre. Un giovanissimo portiere che esordisce in A e diventa subito protagonista. Quindi adesso l'Inter però deve assolutamente ritornare a fare punti, magari contro il Verona la prossima Ecco, giornata. perché vediamo la classifica allora, Mattia, come siamo messi? Il Milan, come potete vedere, è in piena corsa per lo scudetto contro la Juventus, che però ha un vantaggio di 3 punti. Adesso nelle prossime giornate la Juve affronterà proprio il San Marino, mentre il Milan il Pink Bari ultimo in classifica. Quindi probabilmente, se arriverà allo scontro decisivo dopo queste partite, ancora a -3, e lì poi ci si deciderà Cos'è? tutto. Ma Mentre l'Inter invece a deve marzo, fare credo, no? punti. Giusto, se non mi ricordo male, intorno a marzo ci sarà lo scontro diretto tra Juve e Milan e lì si giocheranno le ragazze il primo posto, Esattamente. quindi. Sì, agli inizi di marzo ci sarà la sfida scudetto a Vinovo sul campo della Juventus, a meno che poi non si giochi magari in un Juventus Stadium per avere una cornice un po' più bella. Per fare il paio con l'andata giocata a San Siro. Esattamente, almeno così ci sarebbe una cornice più bella per il match, che comunque probabilmente potrebbe decidere lo scudetto in caso di vittoria del bianconero o riaprirlo totalmente il campionato in caso di vittoria del Milan. Domenica e sabato, anzi sabato e poi domenica, un San Valentino di Coppa Italia perché appunto c'è il ritorno delle Coppa Italia, giusto? Esattamente, sabato giocherà il Milan dopo l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quindi comunque le rossonere
basterà anche una vittoria di misura, un 1-0 per passare il turno, ma anche un 0-0 visto il gol in trasferta, però ovviamente vincere e segnare il prima possibile aiuterebbe a ipotecare il prima possibile la partita e la qualificazione, non sprecare troppe energie. L'Inter invece che arriva da una vittoria della Coppa Italia, invece Coppa Italia stava giocando molto bene, sarà a Firenze, giusto? Esattamente, al Bozzi, quindi anzi giocheranno al Franchi addirittura, quindi hanno aperto il grande stadio di Firenze per l'occasione, una partita importante perché la Viola deve assolutamente comunque salvare una stagione non perfetta, anzi molto deludente fin qui, escluse qualche piccole occasioni, quindi l'Inter ha comunque il coltello dalla parte del manico e deve assolutamente sfruttare il vantaggio. Chiarissimo Mattia, allora sei stato davvero perfetto quest'oggi, veloce, conciso, ci ha raccontato tutto, ci ha spiegato benissimo quello che succederà. Ricordaci anche però che possiamo trovare e dove possiamo trovare tutte le informazioni sul calcio femminile di scritte, redatte e gestite da Caterina Rosa. Siamo un po' ovunque, Facebook, Instagram, c'è il canale Telegram dove arrivano tutte le notifiche, anche il canale YouTube dove comunque registriamo anche podcast su anche argomenti un po' più generali riguardo questo mondo. È già uscita la prima pagina del lunedì, so che ogni lunedì fate un bellissimo gazzettino informativo. È uscito anche oggi il gazzettino online, si può scaricare gratuitamente dal nostro sito. Perfetto Mattia, allora guarda, io ti ringrazio tantissimo, ti chiedo scusa se siamo stati così veloci, ma sappi che ho al telefono una medagliata olimpica con cui parlare, quindi capirai che insomma dobbiamo dare la precedenza alle campionesse, in questo caso ne abbiamo al telefono, bene. Ti invito a seguire la telefonata che fra poco avremo. Mattia davvero grazie mille, ricordatevi tutti quanti, Cartellino Rosa lo trovate su tutti i social, c'è un sito internet, YouTube, i podcast, il Gazzettino del Lunedì, il canale Telegram con tutte le notizie in tempo reale, quindi davvero se volete appassionarvi anche voi come abbiamo fatto noi di Milano News al calcio femminile c'è Cartellino Rosa. Grazie mille Mattia. Grazie Fabio, grazie a tutti voi, buona giornata. E lo stavo dicendo poco fa appunto a Mattia, grazie mille, abbiamo al telefono una medagliata olimpica, perché? Perché sabato era il 6 di febbraio e proprio sabato mancavano 5 anni tondi tondi all'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. E quindi do il buongiorno al telefono a Claudia Giordani, buongiorno delegato CONI, che ci parlerà proprio di quello che sta per arrivare appunto con le Olimpiadi di Cortina e anche di questi mondiali di Cortina che però da quanto ho sentito partono con un stop and go, con un pit stop, no? Buongiorno Giordani. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie mille, un piacere nostro, grazie mille di essersi collegata con noi. Allora, dicevo appunto, mancano 5 anni all'inizio delle Olimpiadi. Sì, sembra tantissimo, ma poi in effetti il tempo scorre veloce e quindi insomma l'appuntamento diventa sempre più vicino. In questi giorni gli sport invernali stanno così vivendo il loro periodo mondiale, ci sono i mondiali di sci alpino proprio a Cortina, quindi il legame con la nostra città diventa più che attuale, e ci sono poi altri mondiali, altri campionati del mondo per gli altri sport della neve e del ghiaccio che proprio si stanno svolgendo già in questi giorni o si svolgeranno nelle prossime settimane. 5 anni diceva appunto, sembra un'eternità, ma quando poi si parla di queste cose è il dopodomani quasi, nel senso che mancano veramente pochissimi giorni in realtà. A che punto siamo Giordani? Come siamo messi? Siamo in tempo? Non rischiamo l'effetto Expo dell'ultimo minuto? Come sta andando la città? Come si sta preparando questo arrivo delle Olimpiadi? E Cortina come messa? È pronta? I mondiali come saranno una prova generale di queste Olimpiadi? Sì, bravissimo, proprio come hai detto tu, a Cortina in questi giorni si testeranno, si potrà così mettere già in luce tutto il lavoro che poi sarà la base di quello che succederà alle Olimpiadi, ricordando che comunque alle Olimpiadi Cortina ospiterà
le gare di sci alpino delle donne, esclusivamente delle donne, mentre per esempio le gare di sci alpino maschili saranno in Lombardia, saranno a Bormio. E poi naturalmente che le Olimpiadi, così, alle Olimpiadi si svolgono le gare di tantissime discipline e non solo ovviamente quelle dello sci alpino. Quindi diciamo che il lavoro per le Olimpiadi è un lavoro enorme, immane, grandissimo rispetto a quello della singola specialità anche per una manifestazione così importante come il mondiale. Però certamente in questi giorni, l'esperienza di questi giorni sarà fondamentale poi anche appunto per l'evento olimpico. Milano è sicuramente già molto focalizzata su questo, è stato fatto un ottimo lavoro naturalmente prima dell'assegnazione dei giochi e già ora ci sono molte persone dello staff che sono operative. Naturalmente quello che conta però è anche insomma, l'entusiasmo, no? La passione, la voglia di partecipare di tutta la città, non solo per esempio degli sci club milanesi, no? Con i 1500 tesserati alla Federazione Italiana Sport Invernali, Giusto. ma tutti gli sport, ma tutti i tesserati e tutti gli sport che sono così numerosi nella nostra città, sono pronti e desiderosi di poter dire la loro e di poter soprattutto collaborare affinché questa manifestazione sia, insomma, si svolga nel miglior modo possibile e sia Perfetto. effettivamente una tappa fondamentale non solo per lo sport italiano, ma per tutti. E ovviamente noi non vediamo l'ora di essere proiettati a fra 5 anni, quando appunto oggi staremo già guardando le prime gare di queste bellissime Olimpiadi che riempiranno Milano, la Lombardia, Cortina e non solo appunto il nord Italia dei colori olimpici. Io Giordani la ringrazio tantissimo, davvero. Immagino, è già Cortina o sta andando a Cortina? No, sarei andata sicuramente. Ovviamente questa edizione mondiale è diciamo, vincolata, no, a tutti gli aspetti di sicurezza E quindi è un po' più e complicato. giustamente non c'è tanta possibilità di poter assistere o quantomeno i vincoli sono molti e Penso. niente, ci godremo le gare sicuramente in Immag televisione, sarà un immagino bello però, spettacolo. immagino la sofferenza per una come lei, però, di non poter finire a bordo pista e vedersi le sue amate gare, le sue discipline. Immagino. Quindi le siamo Beh, vicino, Giordani, insomma, va è bene? sicuramente diverso, ma siamo contenti e felici e soprattutto fortunati di poter avere delle gare di questi tempi. È Insomma, vero. non è facile. Quindi complimenti a Fondazione Cortina 2021 per quello che stanno facendo e un grosso in bocca al lupo anche per quanto riguarda il meteo che Non ha effettivamente, insomma, iniziato nel si migliore è dei già. modi. Beh, insomma, è arrivata la neve, sicuramente non ci saranno problemi di neve dopo. Speriamo che Ah adesso. sì, no, la neve è importante. È Speriamo si sistemino però adesso. importante questo appuntamento di Cortina 2021 anche per così portare un po' comunque alla ribalta, ancora di più i problemi della montagna in genere, cioè la montagna Giusto. è vita, la montagna è il 35% del territorio italiano, la montagna italiana ha bisogno di attenzione adesso e ha bisogno di poter affrontare questo periodo difficile nel migliore dei modi. Siamo tutti in montagna in questo momento, anche noi milanesi. Beh, poi meglio di lei nessuno può essere lo sponsor di questo slogan, una milanese che ha fatto della montagna proprio la sua patria, la sua vita. Giordani, la ringrazio davvero tantissimo e complimenti come sempre per il grande lavoro che fate per portare lo sport in ogni angolo del nostro paese. Grazie mille davvero. Grazie a voi e buona neve. A lei Arrivederci. Giordani, grazie mille. Grazie mille davvero a Claudia Giordani, delegato del CONI. Abbiamo appunto sentito 5 anni alle Olimpiadi, è una data importante, appunto, e l'importanza anche di questi mondiali che ci sono in questo momento a Cortina.
E sono appunto un'ennesima prova di quanto è importante seguire lo sport e come lo sport può portare dei benefici al nostro territorio. E quindi grazie mille davvero al CONI per il lavoro che stanno facendo. Entriamo nel vivo della nostra trasmissione, lo vedo già collegato con noi, stiamo parlando dell'ospite di oggi. Oggi partiamo in realtà parlando di un progetto molto interessante che nasce su un territorio, quello del Municipio 9, ma poi volendo si potrebbe espandere anche ad altri territori, ma soprattutto ci fa e ci dà la possibilità di conoscere una realtà completamente italiana, interessante, che fa del virtuosismo la chiave importante del proprio business. Sto parlando di Frieco, ma soprattutto di Roberto Frisina, che vedo collegato con noi, il co-founder di Frieco, come dicono gli americani, il CEO di Frieco, scusa. Buongiorno Roberto, benvenuto. Allora, grazie mille di essere collegato con noi. Dicevo appunto, vi Eccoci. abbiamo conosciuto grazie a un progetto molto territoriale, di quelli che piacciono a noi, di quelli super local, come ci piace dire a noi. Un progetto che nasce e cresce sul Municipio 9, di cui avete fatto parte, un progetto molto anche numeroso dal punto di vista degli attori in campo. Da cosa nasce cosa, si chiama, giusto? Ce lo puoi raccontare un attimo? Sì, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie a te. Sì, partiamo da questo progetto che ringraziamo innanzitutto Fondazione di Comunità che ha finanziato questo progetto e poi tutti gli altri collaboratori che sono l'Associazione Repubblica del Design che è capofila in questa operazione. Poi ci sono le associazioni di quartiere Revelle e Bovisa Attiva e chiaramente il Municipio 9 e i partner operativi nella progettualità Gigos, Bipart, in altre azioni e anche il gruppo di ricerca del Politecnico. E chiaramente in aggiunta il MakerSpace Design Differente che ci supporta nello sviluppo dei nuovi prodotti. E, spiegando il progetto, noi assieme appunto a tutti questi partner, nei quartieri di Lancetti, Isola, Dergano e Bovisa, partiamo vogliamo innanzitutto sensibilizzare l'azione che riguarda il riciclo dei rifiuti e come questi possono essere degli oggetti ricedibili alla comunità stessa, sempre con l'ottica del riciclo e dell'economia circolare, ma su scala locale. Questo è un importante concetto che abbiamo voluto introdurre. Noi lo facciamo in questa situazione inserendo delle due o tre attrezzature. Con la nostra tecnologia brevettata, che fondamentalmente non è un compattatore, ma tritura. Questo cosa significa? Significa che permette di ridurre nel luogo stesso dove c'è questo macchinario il volume del materiale inserito di oltre l'80-85%. Però, E questo chiaramente. mentre parla, so che abbiamo anche delle Prego. grafiche che raccontano proprio questo processo di, appunto, non solo, non è un compattamento, diceva giustamente, ma è proprio quanto, ad esempio, qua è molto interessante, avete fatto tre esempi di cosa significa ridurre dell'85%, ad esempio, una bottiglia di Eh sì, plastica. È un. una riduzione di Infatti, 7 volte a 1, una fondamentalmente così. manciata di qualcosa, infatti, riduzione di 7 a 1, praticamente potremmo dire che se abbiamo 7 sacchi pieni di plastica, alla fine ne faccio solo uno. Che insomma, Esattamente, per quindi capire anche capite bene che l'ingombro. c'è una riduzione di spazio necessario che è molto minore e una importante conseguenza è la riduzione dei trasporti collegati. Perché se io riduco lo spazio ho necessariamente bisogno di meno trasporti, meno di viaggi per far girare questo materiale e poterlo riciclare. Voi la chiamate infatti economia circolare questa, perché è un processo che se ho capito bene, porta dei benefici anche economici all'interno di tutti coloro che hanno a che fare con questo sistema, giusto? Sì, noi lo chiamiamo appunto economia circolare su scala locale, un po' un Ottimo. concetto che ci piace, no? Molto, molto, molto da Milano News, quindi vi ringrazio di essere qua a raccontarcelo. Fondamentalmente noi agiamo, diciamo, prima di tutto con questa nostra tecnologia brevettata che riduce il volume, offrendo un servizio al potenziale cliente, dove noi prima di tutto valutiamo i rifiuti prodotti e cerchiamo di dare poi una soluzione in termini di sostenibilità, ma anche in termini economici, per
per avere un vantaggio appunto economico e sostenibile. Quindi andiamo a dare un servizio con il noleggio operativo delle attrezzature Ok, quasi che stavo comprende anche la chiedendo. manutenzione, l'assistenza e il ritiro dei materiali stessi per avvio al riciclo. Ecco, quello, noi qua stiamo vedendo uno dei vostri macchinari, credo, Ci sono diversi da modelli, 32 allora, litri, se ho capito bene, una cosa del ci sono genere, delle no? versioni proprio anche da Ecco, incasso, appunto, ce ne molto sono varie però di più versioni, appunto qua volevo arrivare. Mi spiega, spiegami bene, Roberto. affidabili. Sì, ci sono diverse versioni che vanno, sia, vanno bene sia per ristoranti anche di piccole dimensioni o attività commerciali che non hanno, diciamo, grossi spazi a disposizione. E poi però ci sono anche delle versioni dove si può inserire il contenitore da 80 litri, quello carrellato, o Ok. anche sempre più grandi. Cioè la nostra tecnologia è scalabile per dimensioni, per questo che noi mettiamo prima di tutto uno studio preliminare dove andiamo a capire i rifiuti prodotti e cerchiamo di dare il servizio su misura e calibrato alle necessità del cliente. La cosa che poi abbiamo introdotto è questa economia circolare locale, ovvero noi verremo a ritirare questi materiali e li porteremo in quello che chiamiamo noi degli hub locali, quindi a portata di mano intorno ai 5-10 km da dove diciamo vengono ritirati i rifiuti, dove appunto andiamo a creare dei nuovi prodotti, quindi facciamo prima una prima selezione di questi materiali. E nel logo stesso andiamo a creare dei nuovi prodotti che possono essere, soprattutto nell'ambito del design, possono essere delle panchine, arredi interni, arredi esterni, Quindi, se ho capito tutta bene, ci una. sono delle realtà che possono parlare con voi, interloquire con voi e avere, oltre che a fare qualcosa di buono per l'ambiente, che non è mai da dimenticare questa cosa, Sì. avere anche un risparmio sulle proprie spese di gestione dei rifiuti. Quindi immagino alla grande distribuzione, immagino. In realtà mi spiegava, volendo anche a piccole situazioni, l'importante è che ci sia la parità IVA. In realtà, cioè, la legge è un po' strana da questo punto di vista, mi diceva, no? Eh Quindi sì, spiegami bene, Roberto, come funziona. fondamentalmente si può fare la sostenibilità senza spendere, potrei dire così, forse in alcuni casi anche risparmiando, perché con un servizio c'è un regolamento ben preciso che dice che se avvia il riciclo i tuoi rifiuti hai uno sconto sulla Tari stessa. E Ok. quindi noi Stiamo facendo parlando di leva su utenze questo. commerciali, lo dico a chi ci segue da Sì, casa. con partita IVA. Parliamo di utenze, sì, ecco, neanche commerciali, utenze con partita IVA, ok? Quindi non incominciate a pensare al vostro condominio, lì c'è un discorso un po' più Ci ampio. arriveremo, pian piano, giuro che ci arriveremo. Speriamo di arrivare anche lì, immagino, giusto, Roberto? Sì, è il Un po' nostro lì c'è di obiettivo. mezzo l'amministrazione e gli amministratori anche, quindi Ma bisognerà ci essere vuole il un po' suo più tempo, però quello è bravissimo. l'obiettivo. Quindi dicevi, appunto, c'è una possibilità invece di risparmiare proprio. Sì, perché per semplificare si può dire così, 10 kg di materiale che noi ritiriamo, quei 10 kg verranno riconosciuti come sgravio con un certo meccanismo, con un certo calcolo sulla tassa rifiuti dell'attività stessa che fa questo ciclo virtuoso, che aderisce a questo ciclo virtuoso. Adesso l'ho fatto un po' semplice, però si intuisce subito come ci possono essere dei meccanismi che possiamo innescare per dare la sostenibilità, avere più consapevolezza, utilizzare questa leva anche nell'attività stessa di marketing per comunicare ai propri clienti che si cerca di ridurre le emissioni di CO2, eccetera, eccetera, ma senza spendere. Quindi, Chiaro. o forse in alcuni casi anche riducendo le spese globali che hanno a che fare con il ciclo dei rifiuti stessi. E la cosa interessante è che voi questo lo fate praticamente con qualsiasi tipo di prodotto inorganico, nel senso che appunto, Sì. cioè, diciamo che il compost, chiamiamolo così, è famoso e viene fatto anche da molti nella nostra città grazie alle compostiere, quindi diciamo riciclare in casa il rifiuto umido, il rifiuto da scarti del cibo. Invece voi fate il passaggio successivo che è quello Sì. dell'utilizzare l'inorganico, che lo dico a chi ci segue da casa, non è da confondere con l'indifferenziato. L'inorganico è tutta quell'altra parte di rifiuti riciclabili, quindi parliamo di carta, vetro, plastica,
che però voi avete, appunto, grazie al vostro macchinario, avete trovato il modo di inserire in un circolo virtuoso, scusa, vizioso. Esatto. Sì, sono tutti materiali tranne l'organico fondamentalmente, quindi vetro, carta, metalli, plastiche, e permettono di ridurre il volume. Fondamentalmente noi abbiamo avuto questa idea perché? Perché sui materiali umidi organici c'erano e ci sono già diverse cose. Sui materiali tipo plastici, vetro e quant'altro non c'era molto sul mercato, ma tutto questo volume alla fine incide sia in casa come anche nelle attività. In Ma alcuni casi, anzi, bisogna chiedere anche proprio dei giri aggiuntivi per smaltire questi materiali, anche se smaltimento è una parola che onestamente non mi piace. no, tu Noi parliamo sempre solo di bisogna riciclo. riciclare il più possibile, secondo te, Roberto, Sì, giusto? poi ci tengo ad aggiungere che noi siamo una società benefit, che è un tipo particolare di società normato solo in Italia e negli Stati Uniti. Ovvero è un mix tra società no profit e profit, ovvero utilizziamo il profitto per fare un beneficio comune per la società e per l'ambiente. Quindi è proprio scritto nero su bianco nel nostro statuto e scopo sociale Molto fondamentalmente. interessante, Quindi molto interessante. ci vogliamo e ci siamo voluti configurare proprio con questa volontà, insomma. Interessante. Interessante anche quello che dicevi tu, che appunto non riesci a digerirla, questa cosa che esistano dei rifiuti che vengano buttati via e non riciclati. Tant'è che avete fatto un bellissimo progetto e state già, lo state per iniziare, da quanto ho capito, col Comune di Milano. Comunque il Comune di Milano è molto attento a questo vostro progetto. Proprio per il riciclo, tenetevi forte delle mascherine. Questo dramma delle Sì. mascherine che ormai non si sa più dove buttare, voi avete pensato invece di riciclarle anche lì in una maniera molto interessante e mi viene a dire molto locale anche. Sì, noi ribadiamo sempre il concetto della localizzazione, fare meno chilometri possibili per ottenere un nuovo prodotto. Crediamo che sono tutte risorse, non sono rifiuti. E ovviamente ci tengo anche a ringraziare il Comune di Milano che ovviamente ci ha permesso di sviluppare prima con il progetto, con il bando Fabric Quarto 2019, i primi passi su Milano. E poi adesso, in ultimo, con il bando Startup per Milano 2020, dove abbiamo visto questo problema delle mascherine e abbiamo proposto questa progettualità che ci è stata, diciamo, finanziata e presto la metteremo in piedi. Ovvero, sinteticamente possiamo dire che noi vogliamo riciclare in modo locale le mascherine attraverso degli impianti localizzati e andiamo a dare dei contenitori di cartone a tutte le attività aderenti in modo gratuito, dove i clienti e la cittadinanza può differenziare questo tipo di oggetto. Non riesci a dirla Non rifiuto riesco, è proprio, inutile, no? sì. È come, so, ti ricordi che c'era Fonzi che non riusciva a dire ho sbagliato, no? Ecco, tu Sì, uguale, non sì, riesci sì. a E dire rifiuto. niente, quindi poi, sempre grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, andremo a fare queste raccolte e in locali prestabiliti andremo a fare riciclo sempre con microimpianti a basso impatto e anche con costi moderati, ottenendo poi uno o più prodotti che simbolicamente rappresenteranno una rinascita per la comunità e per. Scusa Roberto, mi stai dicendo quindi che se tutto funzionasse bene e noi appunto riuscissimo a mettere in piedi anche questa filiera del riciclo della mascherina, oltre appunto ad avere un rifiuto in meno e una risorsa in più, avremmo anche un ritorno economico per tutti quelli che all'interno della filiera ci lavorano, un beneficio ambientale, ma mi viene da dire anche dei posti di lavoro in più quasi, mi verrebbe da dire, no? Beh, sicuramente, perché il modello che presentiamo noi è sempre scalabile, è localizzato ma è scalabile. Cosa vuol dire? Sono dei microimpianti. Noi, non so se come sai, sicuramente c'è carenza di impianti nel territorio nazionale per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti. E spesso questi impianti sono molto impattanti a livello sia economico, parliamo di cifre molto elevate,
ma anche a livello ambientale. E con questi microimpianti che noi cerchiamo di portare avanti, sicuramente si potrà espandere, replicare in molte zone, ma anche in quartieri, anche proprio a livello di quartiere. In una città come Milano è necessario perché è molto popolosa, quindi si può parlare di quartiere, ma in altri luoghi è replicabile per ottenere questa, diciamo, autonomia e incrementare ovviamente posti di lavoro, sicuramente. Chiarissimo. Dando il nostro supporto tecnico e di sviluppo. Ecco Roberto, allora siamo in chiusura, ricordaci le coordinate per saperne di più su FreeEco, dove poter approfondire tutte le tematiche di cui abbiamo parlato oggi. Sì, è sul nostro sito web www.freeeco.it, potete vedere un sommario di informazioni, però inviateci delle email per informazioni e noi vi daremo tutte le informazioni del caso all'indirizzo info@freeeco.it. E niente, vi ringraziamo e vi terremo aggiornati sulle novità. Perfetto, Roberto, io ti ringrazio davvero tanto, fai complimenti a tutta la squadra di FreeEco, teniamoci aggiornati perché siamo molto curiosi di vedere come andranno avanti gli altri progetti e magari ci rivediamo anche quando vincerete l'ennesimo premio, perché poi state vincendo un premio dietro l'altro, quindi insomma festeggeremo il prossimo premio allora insieme in diretta, va bene? Grazie mille per l'invito e per lo spazio dedicatoci. Grazie a te, grazie davvero a Roberto Fresina, co-founder di FreeEco. Grazie mille davvero, seguite FreeEco.it, tutte le informazioni le trovate sul loro sito, potete scrivere anche a noi e poi gireremo le segnalazioni. Siamo arrivati in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito, ma prima di chiudere, non le avete viste a metà della nostra trasmissione perché arrivano adesso, sono le foche parlanti, sono questo momento di pausa, adesso una bella pausa lunga perché poi ci rivediamo mercoledì, ma insomma potete fermarvi un attimo a pensare, a farvi ammagliare dalle parole di Acelia Jonak e le foche parlanti. Mi piace il colore sul corpo, vestito camminando si aggiusta, ombre, trascina un pensiero, coglie un assalto, fluisce, è anatomia, il tessuto esplora nuovi confini, crea macerie, si chiama sentire. Un conflitto interiore suda fuori, dalla pelle apre le ali, decolla sui peli, chiede libertà, volare. Ho chiesto agli alberi di non salutarmi più quando esco, i piedi dentro le scarpe, che vanno dove debbono andare. La domenica i miei piedi si infilano a terra, odorano di vermi. Libertà, dove sei? L'acqua è meno densa la sera. Piange. Un volevo, un potevo, un sognavo, un potrò ancora il giorno, domani, mettermi tutta intera dentro un gesto. Libertà. La terra pesa e cade sul cielo, sognando la luna. Grazie mille ad Acelia Jonak, queste sono le foche parlanti, le potete trovare appunto su Instagram come Acelia Jonak, come Francesca e come Alice, le potete cercare, le potete comunque trovare anche nelle nostre pagine linkate, questi sono i loro momenti, le loro incursioni poetiche. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito anche oggi, sono le 13.04 di oggi lunedì 8 febbraio. Finisce qui la puntata di oggi di Good Morning Milano, noi ci vediamo mercoledì, sempre qui in diretta per contarvi Milano, la città metropolitana, i fatti principali che rendono grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.